A voi, benvenuti da Egesin. In questo video parleremo della scomparsa di James Orson. Chissà se una persona scomparire nel nulla, nella storia ci sono stati molti casi documentati, anche di persone divenute famose. Un esempio è Abdullah Lazzi Red, ritenuto l'originario autore del famosissimo Necronomicon. Ibn Khalli Khan, un biografo del XII secolo, scrisse che venne afferrato in pieno giorno da un mostro invisibile e divorato in maniera di fronte ad un gran numero di testimoni. Purtroppo la questione del Necronomicon è controversa e molti rifiutano l'idea che esista, di conseguenza anche l'aneddoto su Lazzi Red, molti lo considerano inventato di sana pianta. Qui vi parlo di un caso simile, ma ampiamente documentato e soprattutto molto più recente, avvenne nel 1873 in presenza di circa una decina di persone e fu riportato sui giornali del tempo e su diversi libri. La mattina del 3 settembre 1873 James Orson, un calzolaio di Leamington, stava facendo la sua solita corsetta mattutina prima di aprire il suo negozio in una traversa della strada principale della città. Si vantava sempre della sua resistenza fisica, così due suoi amici di nome Baram Vise, un mercante di stoffe di lino, e Emerson Burns, un fotografo, lo sfidarono a raggiungere la città di Coventry, lontana circa 20 km, e a tornare indietro senza mai fermarsi. Orson, con un pizzico di arroganza, accettò la sfida e quel giorno non aprì l'attività per mettersi in marcia lungo la strada principale, seguito dai suoi amici sopra un carro trainato da un cavallo. Burns portò con sé la sua macchina fotografica, in modo da immortalare l'impresa all'arrivo e fargli in qualche modo un po' di pubblicità a ritorno in città. Orson effettivamente aveva il fisico di atleta e, nonostante non fosse un podista, era piuttosto allenato e i primi chilometri li resse perfettamente, addirittura chiacchierando e scherzando con i suoi amici. Lungo la strada c'erano molti altri carri di mercanti, e gente comune che si spostava tra le due città e a circa 5 km da Coventry. Davanti agli occhi increduli degli amici e dei passanti, Orson sparì nel nulla. Fu una cosa improvvisa che durò giusto qualche secondo, forse una decina in tutto. Nel bel mezzo della carreggiata, una decina di metri più avanti del carro dei suoi amici, l'uomo sembrò inciampare in qualcosa di invisibile, al punto che fu visto lanciarsi a capofitto in avanti, emettere un urlo e poi scomparire. Non cadde a terra, ma scomparve prima di toccarla e senza lasciare nessuna traccia o indumento. La gente incredula si fermò e bloccò la strada, il punto dove Orson era scomparso si affollò di curiosi e l'evento iniziò a rimbalzare sulla bocca di tutti. Burns e Vise rimasero oltre un'ora sul luogo della scomparsa, e ci fu gente che iniziò a cercare l'uomo nei campi, ma non fu mai ritrovato. Clicca qua a sinistra per il proseguimento.